Allora, noi abbiamo immaginato un pavimento che in qualche modo non c'è nella realtà, non esiste. Cioè, non volevamo utilizzare un pavimento di produzione per un motivo molto semplice, perché normalmente i pavimenti di produzione subiscono delle lavorazioni, che è necessario ovviamente, che però contraddicono un po' il concetto dell'ecosostenibilità spinta, così come noi stiamo cercando di attuare. Non voglio fare un discorso, come dire, estremistico, però ovviamente quando si tratta di un pavimento prefinito si tratta di un trattamento che ipotizza materiali che non sono mai materiali naturali, molto difficili, e quindi ci sembrava in qualche modo un elemento di contraddizione. Quindi abbiamo immaginato di realizzare su disegno un pavimento che è composto da un mosaico che viene ripetuto come un modulo costante di 9 plance. Ogni plancia è costituita da un pannello di pioppo che è stato mordenzato con un colore a base acqua, quindi assolutamente naturale, e sul quale noi abbiamo voluto fare un intervento ulteriore, che è una serie di fresate che vediamo qua, che sono questi elementi qua, che ci aiutano a creare una texture a terra che spenga un po', cioè che annulli un po', insomma, che in qualche modo superi la banalità del modulo ripetuto e che crei quindi un disegno a terra che ha una sua logica, ha una sua valenza estetica, ma è che comunque denota questo pavimento come un pavimento specifico, proprietario, diciamo così, proprio per questo stand. Ora stiamo anche valutando un'ulteriore possibilità, che dovremo verificare qui, di poter comunque inserire all'interno della fresata l'elemento juta, cioè quindi un filo di corda che viene annegato all'interno della fresata, che ovviamente ha una sua coerenza, è un suo rimando visivo con l'aiuta che abbiamo già inserito nella parete che vedevamo prima, cioè in questa parete diaframma, in modo che il concetto diventi che lo stand in qualche modo si contamina dei propri materiali e si propone in forme che in qualche modo avvolgano lo spazio completamente, cioè che il pavimento sia comunque un elemento che vive insieme al resto, ma che non sia che quindi non sia semplicemente una piattaforma neutra, ma un elemento che di nuovo torna a comunicare quello che è il tema che abbiamo scelto, cioè quello che abbiamo visto prima, cioè il tema della natura al suo meglio, cioè come riusciamo ad avere a comunicare la natura attraverso forme in qualche modo complete, no? Non casuali.